Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuta Monica Guerzoni, giornalista politica del Corriere della Sera. Buonasera Luca Iosi, giornalista e imprenditore della comunicazione. Buonasera Paolo Mieli, editorialista del Corriere della Sera. E buonasera Giovanni Floris, conduttore qui sulla 7 del suo Di Martedì. Allora, fra manganellate e manichini bruciati, la politica si sta surriscaldando anche per il voto della Sardegna. Subito dopo la pubblicità. Allora Giovanni Floris, il dibattito qui è già cominciato in studio perché oggi a Firenze e Pisa ci sono state delle nuove manifestazioni pro-Palestina e ci sono state anche nuove manganellate della polizia contro sostanzialmente un gruppo di studenti giovani, di ragazze soprattutto. PD e 5 Stelle hanno attaccato il ministro dell'Interno Piantedosi e parlano di manganelli facili e di clima di repressione. Hanno ragione, anche perché tu, anche con i tuoi libri, spesso ti sei occupato del mondo della scuola. Guarda, una volta succede un episodio del genere, un incidente. Due volte è una gestione maldestra, tre volte è una vergogna. E quando, diciamo, ci si trova più volte in situazioni del genere, è successo a Torino, a Genova, davanti alle sedi RAI, davanti alle scuole, poi è successo davanti all'ambasciata ungherese, allora diventa non solo una vergogna ma anche una manifestazione di incapacità di gestire il dissenso. E dove nasce questa incapacità? Queste immagini che abbiamo visto oggi verranno viste, le stiamo vedendo viste in tutta Europa, in tutto il mondo. Così si diventa un paese di serie B. Si diventa un paese di serie B perché non si sa gestire neanche una manifestazione di ragazzini. Le manifestazioni di ragazzini sono necessarie, sono inevitabili, le manifestazioni davanti alla RAI sono inevitabili. Cos'è che crea quel clima per cui si perde il controllo, si diventa incapaci di gestire il dissenso? Non è Meloni che telefona picchiateli, no? È chiaramente un collage di situazioni in cui si prospetta il DASPO per gli artisti che vogliono esprimere la propria opinione. Da un'altra parte si chiede di bocciare le manifestazioni quando gli studenti hanno manifestazioni di dissenso. Si propone che di... Tu pensi che con questa destra al governo abbiamo anche una polizia, diciamo, non più è la attiva, destra, tra virgolette? È l'ottusità della destra. Cioè, se l'idea è che il dissenso gliela facciamo vedere noi, come nei giornalini, come nei film sull'Ottocento, come la destra quella coi baffoni, no? Adesso vi insegno io cos'è il rigore. Se intanto le risposte concrete sono aumento delle pene, nascono nuovi reati, diventa imbarazzante prospettare un'opinione rispetto a un'altra, allora diventa non più la destra che gestisce il dissenso, succede in tutto il mondo che la destra o la sinistra gestiscono il dissenso, ma la destra che attraverso la gestione del dissenso vuole dare un'immagine di sé, un'immagine che a quelli che prima erano il 4% del paese, cioè Fratelli Italia, può anche piacere, ma un'immagine che un paese come l'Italia non deve accettare di trasmettere all'estero, un'immagine da barzelletta, grave, drammatica, perché tra l'altro queste cose spingono a manifestare ancora di più, tanto più i ragazzi, tanto più nelle scuole, tanto più le frange che loro dicono di voler combattere. E il 2001 c'eravamo tutti. Allora, aspetta, andiamo piano, voglio sentire Luca Iosi e dire anche che in serata il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha detto che loro tutelano e garantiscono al massimo la libertà di manifestare, ma che devono tutelare l'ordine pubblico e che le tensioni ci sono state per il mancato rispetto delle prescrizioni. Non era stata
Il corteo non era autorizzato, Luca Iosi, quindi insomma ci sono state forse delle regole non rispettate da quello che ci dice il Dipartimento di Pubblica Sicurezza e pare che gli studenti volessero o abbiano provato a sfondare il blocco. Quindi sono le forze dell'ordine che stanno usando una mano troppo pesante ed è questa destra che ha un manganello troppo facile? Non vorrei nemmeno arrivare a attribuire il manganello, a dare un colore al manganello. Io penso che le persone abbiano, e soprattutto dei ragazzi, abbiano il diritto ad avere anche la testa più confusa del mondo dal punto di vista ideologico, ma questo non giustifica che quella testa venga rotta in nessun luogo democratico. Io poi vengo da una città che è Genova, che è stata la Silicon Valley del terrorismo, era la Vladivostok d'Europa, e quindi le manifestazioni, che definire violente è un eufemismo, le ho viste in tutte le loro sfaccettature. Oggi fortunatamente abbiamo la possibilità di un monitoraggio e di una propagazione di quelle che sono forme di inaccettabili in una situazione democratica, che probabilmente un tempo non c'erano. Questo mi fa vedere con un certo ottimismo al fatto che probabilmente vediamo fortunatamente di più quello che un tempo era maggiore ma meno distribuito dal punto di vista mediatico. Non scendo nemmeno sui contenuti perché non devono essere i contenuti messi in discussione. Certo che un giorno, quando sentirò anche insieme a Free Palestina, magari far riflettere questi ragazzi che parlano di luoghi dove con loro da noi potrebbero manifestare il premier francese e il suo ex compagno ministro degli esteri. Già nella libera Palestina che loro auspicano, non potrebbero manifestare come loro hanno provato a fare a Firenze e a Pisa. Ma questo è il bello di vivere in Italia. Assolutamente. Per fortuna noi viviamo in un paese dove accadono le cose che dice Luca Iosi. Sì, anche perché poi diciamo questa Palestina non si capisce neanche bene dove scusate, stia. Non volevo rubare la parola. Ma adesso diciamo, Monica Guerzoni, ma per tornare all'Italia, siccome i 5 Stelle e il PD chiedono al Ministro dell'Interno Piantedosi di riferire in Parlamento su questi incidenti. È un po' pretestuoso perché tantissime volte in questi 16 mesi di governo Meloni Piantedosi è stato chiamato a riferire in Parlamento perché ce n'è sempre una. Quindi è un po' pretestuoso o c'è un problema al Viminale? Non so se il problema è il Viminale o al Viminale, sicuramente c'è un problema. Io sono abbastanza d'accordo con quello che diceva Giovanni Floris, sono preoccupata e sinceramente non capisco perché un governo comunque ancora solido, ancora forte, ancora con il consenso abbia bisogno attraverso evidentemente le forze di polizia di fare queste dimostrazioni così muscolari contro il dissenso. Tra l'altro, appunto, parliamo di ragazzini, non erano armati, non erano facinorosi, non erano aggressivi. No? Superiori, ma anche, appunto, sì, ragazzi però di 15-20 anni, primo, certo, secondo anno di università. Ho sentito oggi il senatore capogruppo di Forza Italia dell'ala moderata di questo governo, Gasparri, invocare legge e ordine con questi slogan un po' trampiani, diciamo, che bisogno c'è? Allora, Piantedosi, non è più il Piantedosi di Salvini. Il moderato per Gasparri era ironico? Era... No, intendevo l'ala moderata, parlavo di Forza Italia, forse... poi dopo su Gasparri possiamo parlare per giorni, moderato o meno moderato, ma intendevo, Piantedosi interpreta quello che è appunto il concetto di legge e ordine di questo governo e questa situazione di oggi ha un elemento di gravità da parte delle forze dell'ordine. Sicuramente i ragazzi avranno violato qualche regola, non avranno rispettato, non avranno informato, volevano passare attraverso quella zona proibita, diciamo, zona rossa, transenne, ma erano un centinaio di ragazzi. Cosa è successo? Che le forze dell'ordine non hanno fatto il contenimento che si fa con la carica per fermare
Ma hanno inseguito i ragazzi con i manganelli, questo è un di più, questo davvero evoca il G8 di Genova e non vogliamo, nessuno di noi penso voglia ritornare con la memoria al 2001 e a quelle terribili immagini di violenze nei confronti di giovani manifestanti, ci scappò il morto Carlo Giuliani. Tra l'altro andiamo verso il G7 in Puglia, che sarà un evento di fondamentale importanza per la Presidente Meloni, per l'Italia, eccetera. Non arriviamoci con questo clima, penso sia interesse di tutti, da parte del governo, prendere distanza da questo stesso, diciamo, da questo modo di interpretare l'ordine pubblico. Ecco. Paolo Mieli, a proposito di clima politico surriscaldato, intanto ti chiedo se sei d'accordo, con chi sei d'accordo, anche se insomma tutti voi avete detto che... Con tutti e tre. Con tutti e tre. ecco, però voglio aggiungere un'altra notizia di oggi, che è l'intervento del capo dello Stato Mattarella in solidarietà di Giorgia Meloni, perché ieri sera a Roma dei manifestanti di estrema sinistra hanno dato fuoco a un manichino che raffigurava la Presidente del Consiglio, e Mattarella ha parlato di intollerabile serie di manifestazioni di violenza con insulti, volgarità e aggressività. Chi sta alimentando questo clima e a chi conviene? Beh, se parliamo del fatto specifico, mi ha colpito l'altro giorno, c'era un articolo corsivo, ironico, di Mascheroni sul giornale che censiva le volte in cui l'immagine della Meloni è stata bruciata o messa a testa in giù o le è stato augurato il piombo. Secondo me sono cose insignificanti, non sono pericolose. Io ho vissuto altri climi, non sono parole che uno può dire, attenti, si passa dalle parole ai fatti. Detto questo, mi permetto di dare un consiglio a Elie Schlein. Io, se fossi Elie Schlein... Ha dato la solidarietà, sì, ma non darà la solidarietà a Meloni, direi basta, per quello che riguarda noi, i miei militanti, queste cose no. Manifestate. Ma basta azioni così, diciamo. Basta immagini violente contro il Presidente del Consiglio. Basta immagini, cioè non si brucia, per quello che lo direi, poi lascerei libertà, e lo direi pure se fossi Conte. Hai capito? Non si fa per prudenza, per segno di civiltà. E poi. Anche perché tutte queste erano di estrema sinistra, non erano né dei 5 Stelle né del... Io lo direi ai miei, poi si regolano negli altri, anche per prendere le distanze da una cosa, è un atto di civiltà e ha un sottinteso evidente, non siamo di fronte, tutte queste cose simboleggiano la testa in giù, bruciare la effigie, simboleggia, siamo di fronte al fascismo, adesso il solito discorso, e non lo è. È un suggerimento, cioè prenderei non ogni volta la solidarietà, alla quarta, alla quinta fa ridere, poi poveretta, non lo saprà neanche. Sì, no, se non dicono niente, perché non dico niente, se no, dicono qualcosa, no, però è chiaro. No, ma io sono d'accordo, e si dice anche ai dirigenti del partito, magari non si dice stronza alla Presidente del Consiglio, e mi scuso per ripetere l'epiteto usato da De Luca, no? Il governatore perché tutto questo della campagna, diciamo, alimenta questo clima. Ecco, però pure Biden ha detto contro Biden. Vabbè, quello l'ha detto, per la verità doveva essere off the record, ma perché non era in pubblico. E come era off the record quello di De Luca, perché era il cosiddetto audio rubato. Ed è comunque diverso, perché un conto è dire stronza e condanna De Luca, ma insomma... È chiaro, Luca, non evoca chiaramente un conto Piazzale, è dire, per quello che ci riguarda, ve lo dico prima, per quello che ci riguarda, chiunque ha intenzione di rispondere a me, queste cose non mi piacciono, non fanno parte del nostro patrimonio, dirlo... Fanno un'elaborazione, non lasciarlo fare a Mattarella, perché Mattarella questo ha fatto. Sì, ho capito, però bisognerebbe chiederlo a tutti, allora forse Giovanni Floris, perché diciamo se vediamo i toni estremamente aggressivi, perché il clima surriscaldato del discorso pubblico si genera attraverso
attraverso le parole. Sono tante tessere tessere di un puzzle che piano piano non ti piace. Aggiungo anche in vista poi del voto domenica della Sardegna, che ha ormai un rilievo nazionale. Tanto ormai abbiamo... Conosci bene la Sardegna. Sì, ma insomma, diciamo, affrontare il problema della droga, dicendo che com'era la droga è merda e chi si droga è un coglione. Questo era, diciamo, Salvini sul palco di Cagliari. Continuiamo a buttare dentro elementi. Allora, io penso che da che mondo è mondo la violenza si batte con la tecnica dell'opposto, no? Uno urla, l'altro sorride. E gli elementi basi dei ragazzini, il judo, la violenza degli altri diventa un problema per loro. Questo, in un governo maturo, sia di destra o di sinistra, è la tattica con cui il governo gestisce la violenza civile. Il dissenso forte, il dissenso sgarbato, il dissenso violento. Quando invece da gestire è la violenza del governo, diventa un problema, perché tu devi chiedere a chi manifesta dissenso di essere così garbato da evitare di abboccare alle provocazioni del governo, del potere. Allora, quando tu hai una serie di leggi che unicamente aumentano... Vi ricordate l'arrivo a Caivano di Giorgia Meloni, no? In cosa si è manifestato? Nell'aumento di arresti del 15%. Io non credo che cambierà le sorti di Caivano aumentare gli arresti. E quando le manifestazioni davanti alla RAI per la Palestina, perché ci sono in tutto il mondo, ci sono anche in Italia, ci sono a Israele, ti pare che non ci siano in Italia, possono essere gestite manganellando a Torino, a Genova, ma che senso ha? Cioè, può essere che non esista un piano di gestione del dissenso che non porti a un aumento di violenza. Secondo me, concludo, il problema è la frustrazione non del Paese, ma del governo. Perché questo è un governo che è arrivato con un potente mandato da parte dell'elettorato per abbassare le tasse. Era un mandato che non poteva gestire, non sa gestire perché sull'economia non può fare nulla, e quindi reagisce con la cultura di governo che ha un partito che era al 4%, Fratelli d'Italia, erede dell'MSI, che ha un mondo valoriale e cerca di acchiappare consenso nel Paese attraverso azioni che sono passate da un secolo, che sono brutalmente riemerse solo nel 2001 a Genova, quando c'era Gianfranco Fini e Scajola a pilotare le azioni per il contenimento del dissenso. Posso dire una cosa brevissima? No, prima c'era prenotato condivido al 100% soprattutto per quello che riguarda le manifestazioni filopalestinesi. Io notoriamente sono un simpatizzante di Hamas, ma penso che andare a fare scudo, essere iperenergico con le manifestazioni filopalestinesi è un errore micidiale. Capito? L'unica cosa che può fare... Scusami, chiama il calcio il fallo di frustrazione, la parolaccia. La violenza esce fuori quando non sai che fare. Il governo non sa che fare. Allora, Iosi. Scusami. E poi Guerzoni. Le manifestazioni, come scrive un pezzo dell'Economist, però andrebbero un po' monitorate. Io credo che siano tutte molto spontanee, ma quando si parla, ad esempio, di manichini, è molto singolare nel nostro paese che i manichini sono sempre stati tendenzialmente bruciati da sinistra verso centrodestra e non capovolti. Ad esempio, nella mia cultura archeologica socialista, Craxi veniva bruciato più volte e Andreotti anche, soprattutto in occasione delle manifestazioni della pace contro gli euromissili, parliamo degli anni Ottanta. Poi scoprimmo 10 anni dopo, e lo rivelò anche Shevardnadze, che sostanzialmente quelle manifestazioni stavano dentro una dottrina che lo storico Mielica conoscerà benissimo, quella di Munzenberg, dove tra fare un missile in più e convertire i soldi di quel missile in judo mediatico nella società occidentale conveniva la seconda ipotesi, tanto che si trovò nel 1990 che il compagno Ponomariov, responsabile esteri del PUS negli anni Ottanta, aveva fatto inviare $1 milioni, perché i rubli non li voleva nessuno, per organizzare le manifestazioni della pace nel nostro paese contro quei missili. Ci sono dei parallelismi fortissimi 40 anni dopo. E 40 anni fa si bruciavano sempre solo una certa categoria anziché altre. Cioè, tu dici che sono... violenti. Ormai c'è la deflazione adesso, perché ad esempio il capitano di fregata italiano è stato corrotto per soli 5.000 euro
per quello passare dei messaggi, la spia per i russi. Sì, è accusato, accusato sì, di sì, per sì, cui sì, ne sì. Però siamo in piena deflazione perché siamo passati appunto a una Confermo, cifra decisamente... i dati fattuali sono esattamente così, non ne ha sbagliato storico. Uno. Ecco, ma se torniamo alle nostre povere miserie del 2024 con appunto queste elezioni sarde, Monica Guerzoni, sì, domenica, hanno assunto un'importanza esagerata oppure... conta davvero questo voto di domenica? Ricordiamo solo perché Giorgia Meloni ha imposto il suo candidato Truzzo alla guida della regione Sardegna, Salvini è stato costretto a rinunciare al presidente uscente Solinas, che era un leghista, e quindi il rischio che ci sarà anche un regolamento di conti... Ma sicuramente questo è un test nazionale, lo ha detto, diciamo, anche se non esplicitamente, Giorgia Meloni, mettendoci la faccia, nel momento in cui, come ricordavi giustamente tu, Lilli, ha sollevato, diciamo, dalla sua possibile ricandidatura il presidente, che a detta di molti nel centrodestra non aveva ben governato, ma è stato un regolamento di conti all'interno della maggioranza. È stato uno degli atti di questo duello eterno e in un crescendo che c'è tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini, perché lo vediamo ogni giorno su ogni dossier e soprattutto su queste questioni di potere, meno sui dossier di governo, sulle tasse, sulle questioni politiche, sulla finanziaria, sulla salute. No, lo vediamo sulle questioni del potere. Cioè, cos'è il terzo mandato? Il terzo mandato è la possibilità per alcuni importanti dirigenti ieri della Lega, ma come del PD, eccetera, di restare ancora quella poltrona e rappresentare il proprio partito. E quindi questa è una questione di potere, è su questo che stanno litigando. E il regolamento di conti è possibile. Ero al comizio, al famoso comizio di Cagliari, dove c'erano i leader della maggioranza finalmente ricomposti, uniti, Meloni, la tregua, Tajani, eccetera, Salvini, eccetera, dopo le profferte, le dichiarazioni, le promesse d'amore, sei la mia migliore amica, tu sei bravissimo, eccetera, si sono scannati in Senato sul terzo mandato. Adesso che cosa può succedere? Può succedere che al momento del voto i leghisti non abbiano tutta questa voglia di andare a votare per Paolo Truzzo, il candidato di Giorgia Meloni. Lì esiste la possibilità di fare la desistenza in base alla legge elettorale regionale. Troppo politichese Paolo Meli. Non tanto. Guarda, tagliando la testa al toro, a queste elezioni di Sardi l'unica persona che rischia veramente è Giorgia Meloni. Perché gli altri, se perdono, ciccia, cioè la Schlein, Conte, Salvini, Giorgia Meloni, se perde, se il candidato fa veramente una figuraccia, può essere una cosa che è paragonabile, voi che ricordate la storia recente, a quando Salvini vinceva, finché arrivò alle elezioni dell'Emilia e lì ha sbattuto alla testa contro il muro e da lì le cose sono andate in modo pessimo. Peggio in Sardegna, perché mentre l'Emilia era già rossa, la Sardegna era del centrodestra. Per cui, se dopo aver fatto tutto questo caravanserraglio e averci tenuto tutti, soprattutto Monica, in apprensione, perché fa questo di lavoro quotidiano, in apprensione, perché segue Giorgia Meloni, e Petruzzo e Solinas, il terzo mandato, aver occupato pagine e pagine della cosa, le perde. Non è più Remida che vince tutto, insomma, anche ore della TV di Stato, a quel punto possono succedere tante altre cose, quindi... ma anche tra i due, e questo però insomma attiene al servizio pubblico italiano e varie problematiche. Giovanni Floris, quindi qui ci sono due cose, uno la partita sarda dove non so se rischi di più Giorgia Meloni e la destra centro oppure il centro-sinistra che è a sua volta diviso, ma PD e 5 Stelle stanno per togliere. Per una volta tanto e poi danno una colpa a Soros, se perde il centro-sinistra. Se prende tanti voti ha fatto e loro ne mancano una vittoria per pochi voti, diventa un problema. Però io parto dall'analisi di Monica. E anche il terzo mandato ci ha messo dentro Monica. Ha fatto bene, perché quello ha diviso entrambi, no? Appunto, appunto. E io, uno si chiede se la segretaria del Partito Democratico non avrebbe dovuto disinnescare questa miccia, visto che si sapeva che ieri in commissione
si andava a votare? O era impossibile? Allora, da quest'ultima parte, temo che sia, non si riesca ad innescare la voglia del PD di farsi male. Io personalmente non vedo perché uno non debba andare oltre il terzo mandato. Però chiaramente se hai una battaglia che puoi vincere dal punto di vista del PD, io cercherei di vincerla. Quindi chi anche pensa di aver ragione doveva starsi zitto dopo che avevano trovato una posizione. Ma non diciamo come suggerimento, forse come strategia. Forse c'è un patto di lealtà fra Schlein e Giorgia Meloni. Può cioè, essere. Quello di lealtà, penso... non ho detto di intesa o di cosa sotto banco. Forse stanno costruendo un sistema... Mi sembra strano che un partito può mettere una regola oltre il terzo non vi candidiamo, però che ci sia una legge che lo stabilisca. Ma detto questo, se hai l'occasione di battere il centrodestra, secondo me dovevano approfittarne, fare tutti la stessa cosa e poi dopo uscire e stare zitti. Bastava stare zitti. Ma io parto dall'analisi di Monica. Perché secondo me può essere importante la Sardegna? Perché lo scontro che c'è tra Salvini, Meloni e quel che rimane di Forza Italia è sul nulla, è su atteggiamenti, è sul potere, sulle cose da fare. Non è che sono d'accordo, non fanno nulla. Non possono fare nulla, perché loro stanno là per abbassare le tasse, non lo possono fare, non lo potranno fare per anni e anni, anzi le dovranno alzare. Quindi rimangono chiusi, frustrati, in una stanza a litigarsi, a guardarsi in cagnesco sul nulla. Quale può essere l'inciampo? L'inciampo può essere che Soru prenda anche voti della destra, fondamentalmente, non solo della sinistra che non vuole l'unione di PD e 5 Stelle, perché i sardisti che sono all'origine della, per quanto assurdo possa essere, i sardisti stavano con la Lega. Poi Paolo Mieli si ricorderà magari dove nasce il partito Sardo d'Azione e si ritrovava con, se volete, una, con la Lega, una lezioncina su Emilio Russo. No, adesso è un po' tantissimo. Adesso non voteranno la Meloni perché gli ha levato il candidato, perché è un'umiliazione perdere un candidato dopo un mandato quando gli altri combattono per farne un quarto. Quindi diciamo, potrebbe Giorgia Meloni uscire tranquilla dalla Sardegna solo stravincendo. E io temo che quello non possa farlo in ogni caso. Là chi vince, vince di poco. Vince di poco e per l'intervento di Soru, che sì, rappresenta i moderati del PD che non vogliono l'unione con i 5 Stelle, ma rappresenta anche il centrodestra, tra moderati di centrodestra e tra leghisti che odiano Giorgia Meloni. Allora, siccome qua è una messa in scena, l'unione del centrodestra, è una messa in scena la politica del centrodestra, perché la gente non li ha mandati là a cancellare i rave, li ha mandati là a abbassare le tasse e a farci rendere le pensioni più abbordabili. Loro alzano le tasse, diventa difficile andare in pensione, litigano su questo e si sfogano con delle figure immaginarie di ordine e legge che non soddisfano nessuno. Luca Iosi, tu sulla Sardegna ti sei fatto un'idea e Giorgia Meloni ha gestito bene tutta questa fase, è andata a Cagliari, ha parlato solo dei suoi successi veri o presunti, praticamente niente su quello che va fatto in Sardegna, e Elly Schlein dal canto suo, ti sembra che stia gestendo bene questa fase elettorale? So poco di molto e di certo pochissimo di destra, per cui è un leader nazionale, va in quella regione a parlare di quello che sta facendo. Per quanto invece riguarda la sinistra, a cui guardo con più passione e con più affetto, riconosco molto in quello che dice Giovanni e quando ho letto domenica quell'intervista di quel fresco 97enne che è Formica, da parte dell'ottimo Cazzullo, bellissima, mi è sembrato intervista. Di leggere un intervento di Turati che si confronta con una giungla di Tafazzi. Quindi, insomma, non è un quadro molto confortante, ma noi speriamo che migliori, Luca Iosi, che dobbiamo fare? Intanto noi lo miglioriamo con le nostre puntate di 8:30, speriamo, e con i punti di Paolo Pagliaro, che ci riporta alle regioni e a quello che possono fare sulla transizione ecologica, molto in realtà, guardate. Lunedì parte da Bologna la prima delle 21 tappe di un tour che ha lo scopo di promuovere in ogni regione lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili. Ci saranno il Ministro dell'Ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici e Unioncamere.
Il modello delle comunità energetiche è molto semplice. Cittadini, imprese, comuni possono associarsi per produrre localmente, attraverso fonti rinnovabili, l'energia necessaria al proprio fabbisogno, condividendola e traendone benefici economici e ambientali. Il prototipo si trova in Val di Funes, Alto Adige, dove l'energia viene prodotta da 3 piccole centrali idroelettriche, un impianto fotovoltaico e da 2 impianti di teleriscaldamento a biomassa. Riuniti in cooperativa, i 2.600 abitanti hanno reso la valle capace di produrre più energia elettrica di quella consumata. Ciò che resta è immesso nella rete nazionale e i ricavi diventano investimenti per nuovi impianti. Funziona così da un secolo. Qualche giorno fa al MIT di Milano è stato presentato un documentario, Energie in Movimento, che racconta la storia molto più recente di Gagliano a Terno, un piccolo borgo in provincia dell'Aquila che ha combattuto con successo lo spopolamento grazie alla sua trasformazione in comunità energetica rinnovabile. Decine di esperienze analoghe stanno fiorendo un po' ovunque. A Udine è stato aperto uno sportello per il pubblico. A Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona le comunità sono sostenute dalla locale fondazione bancaria. La stessa cosa fa la fondazione con il Sud in Campania, Sicilia, Puglia, Basilicata. Dicono gli esperti che è in atto una piccola rivoluzione e che sta nascendo un nuovo strumento contro il cambiamento climatico e la povertà energetica. Siamo in chiusura, grazie Monica Guerzoni, grazie Luca Iosi, grazie Paolo Mieli, grazie Giovanni Floris, grazie spettatrici e spettatori. E adesso vi lascio a Diego Bianchi al suo Propaganda Live, quindi state con noi e noi come sempre lunedì 8:30. Arrivederci.